Sabato 31 ottobre 2021 nella Sala Barbano del Centro Espositivo San Marco in via San Zanobi a Firenze sta per essere inaugurata la mostra personale della pittrice mugellana Loretta Casalvalli, un'artista che seguiamo da diversi anni, da quando dopo un lungo periodo passato a svolgere una professione importante, la professione notarile, ha ripreso confidenza col mondo dell'arte che aveva assiduamente e in maniera continuativa frequentato nei primi anni della sua adolescenza e maturità, poi ovviamente non trascurandola l'ha sempre parallelamente praticata e poi intensificata al momento del pensionamento. Oggi la presenterà la sua mostra ai nostri telespettatori e la intervisterà per loro il nostro Jacopo Chiostri. Sì, come diceva Fabrizio Borghini, personale di Loretta Casalvalli, che ci fa molto piacere conoscere dal vivo. Io l'ho già conosciuta attraverso le sue opere, attraverso gli scritti, attraverso i contatti che abbiamo avuto, ma vedere le sue opere in questa sala è una emozione particolare. Io direi che è anche significativo il fatto che abbiamo una rappresentante dell'associazione importante alla quale siamo tutti legati per ricordi, per quello che riescono a fare, delle terre di Giotto e del Beato Angelico, che mi diceva ha ripreso la sua attività a pieno ritmo, sperando che possa continuare. Lei ha portato qua 15 opere, sono opere tutte recenti, comunque come diceva Fabrizio, successive al 2016, quando ha ripreso a pieno ritmo a dipingere. Lei non ha mai smesso, ha continuato a dipingere anche negli anni più intensi del lavoro, continuava a farlo, diciamo, in via privata, cioè per fare qualche regalo, qualche omaggio agli amici eccetera. Ora invece sta seguendo un suo percorso che ha fatto questa pittura che, come dicevamo poc'anzi, ha molte suggestioni, non è uno stile preciso riferibile, è uno stile assolutamente personale. Quello che vediamo, c'è una sola figura con un ricordo che lasciamo fare di cosa si tratta, perché è un ricordo doloroso. Poi per il resto sono immagini bucoliche, mare, fiori, cigni, c'è tutto un suo universo che i nostri lettori già conoscono perché ne abbiamo parlato sulla rivista. Ecco, io volevo sapere quali sono i prossimi step di questo percorso rincominciato con la pittura. Come ha detto il dottor Chiostri, adesso l'attività è ripresa a pieno titolo alla Casa di Giotto e quindi in programma ci sono molti eventi e molte mostre a cui io parteciperò, a partire dal 25 di novembre, dove si festeggia un evento per diciamo così, associarsi a molte altre associazioni riguardo al contrasto alla violenza contro le donne. Noi cominciamo con una mostra il 25 che durerà fino all'8 di dicembre, poi il 28 saremo tutti insieme a fare una mostra estemporanea vicino alla Casa di Giotto all'aperto, colorando con il colore rosso e sue sfumature. Poi seguiteremo con la mostra di fine anno che verrà fatta e durerà fino al 6 di gennaio. E poi molti eventi sono dedicati sia alla festa del Beato Angelico il 18 di febbraio e poi riprenderemo con la consueta mostra sulla festa dell'Iris del 25 aprile e molte altre che stiamo calendarizzando adesso. Io sarò sempre presente a tutte queste mostre, quindi prevedo un'attività intensa a Vespignano, ma anche un'attività intensa con le mostre che si faranno insieme anche a Lucia Raveggi in futuro, perché sinceramente mi piace esporre i quadri, anche se non sono manifestazioni dove si possono esporre tantissimi quadri, però sono tutte molto interessanti e soprattutto mi danno la possibilità di spaziare un po' di più, non solo nel Mugello, dove io partecipo anche ad altre mostre, per esempio alla Proposicura di Scarperia, in tutti gli ambienti che vengono messi a disposizione. Francamente non escludo la possibilità, visto che durante la pandemia ho prodotto molto,
di riproporre un nuovo catalogo e di rifare una mostra personale nello spazio espositivo dove ho fatto nel 2018 la mia prima mostra personale, che adesso, spazio che adesso io condivido con mio marito, che ha la passione di collezionare e restaurare moto di epoca. Quindi ha già messo su una bella collezione in uno spazio, io non ho mai tolto i miei dipinti e probabilmente verrà fuori anche una prossima mostra, un mix che mi auguro sia qualcosa di buono. E dopo la presentazione delle sue opere da parte di Loretta Casalvalli, chiusura doverosa con Lucia Raveggi, presidente dell'Associazione Toscana Cultura, sodalizio artistico al quale Loretta Casalvalli fa riferimento, appartiene, e soprattutto direttore artistico delle mostre che si tengono nello spazio espositivo San Marco. Allora, quanto durerà la mostra, quando sarà aperta al pubblico e in quali orari, e poi soprattutto segnaliamo il giorno di chiusura settimanale. Grazie all'amica socia di Toscana Cultura Loretta Casalvalli, presente con la personale allo spazio San Marco. La mostra durerà fino al 10 di novembre, sarà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30, dal martedì alla domenica.